partita, la trasferta nella tana dei campioni d'Italia, Venezia. Venezia che arriva da un periodo di risultati altalenanti, la sconfitta in casa con Varese in campionato, una vittoria di Coppa, una vittoria importante per loro a Trenton in quella che è stata ovviamente la riedizione della finale scudetto dell'anno scorso e la sconfitta mercoledì sera in Germania in Coppa. Dicono che è una squadra in un momento particolare della propria stagione, dove forse non è al top della forma, però sicuramente un roster che sulla partita singola rimane di tutto rispetto. Non dimentichiamoci che oltre a essere campioni d'Italia in carica, sono secondi in classifica, sono la squadra con più tentativi da tre del campionato, hanno in Haynes, Johnson, Bramos, Ress. Dei grandissimi tiratori, solo per citarne alcuni, squadra che ha perso Orelic per il resto della stagione, ma che trova Austin Day, giocatore dal talento cristallino, figlio del notissimo Darren Day che giocò a Pesaro fino agli anni 80. Austin Day non da meno, nel senso che anche lui un passato NBA, un passaggio da Pesaro, arriva ed esordirà contro di noi, arrivando dall'esperienza israeliana. Partita complicata perché sicuramente Venezia è una squadra, prima di tutto, di grandissimo talento, che ha delle gerarchie e una struttura ben definita, avendo cambiato relativamente poco rispetto alla passata stagione e potendo quindi permettere a Coach De Raffaele di continuare a solidificare quelli che sono i loro concetti tecnici offensivi e difensivi. Arrivano appunto dall'ultima partita casalinga con la sconfitta di Varese, quindi sicuramente avvelenati, col dente avvelenato per non voler perdere ulteriormente terreno sulla battistrada Brescia. Quindi una partita difficile, sicuramente una partita da affrontare col massimo della concentrazione, probabilmente per i risultati, anche per i risultati del nostro ultimo periodo, una partita dove dovremo dimostrare una grandissima maturità e una capacità di fare un passo importante in avanti per giocarci queste partite, dove sulla carta possiamo partire battuti, ma dove sul campo chiaramente faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per sovvertire un pronostico che ci vede sconfitti.